Bentrovati a Insieme Oltre il 2000, in questa puntata vi parleremo della giornata del sollievo in provincia di Belluno, mentre nel secondo servizio andremo a conoscere Natale De Rocco, storico e appassionato casaro di Villa di Dont. Il Covid non ferma le cure palliative in provincia di Belluno. In occasione della giornata nazionale del sollievo, il 30 maggio, l'ULS Dolomiti ha diffuso alcuni dati sulle attività delle unità operative di cure palliative. Nel 2020 le due unità hanno seguito complessivamente circa 700 pazienti, di cui oltre 120 non oncologici. Per 175 pazienti c'è stata un'alternanza tra hospice e domicilio e nei due hospice ci sono stati complessivamente 283 ricoveri, con un tasso di occupazione dell'84%. I pazienti seguiti ambulatorialmente a Belluno, Agordo, Pieve, di Cadore e Feltre sono stati oltre 400, a cui sono state erogate circa 1300 visite mediche e 185 colloqui psicologici. Il 30 maggio è la giornata nazionale del sollievo e delle cure palliative. Ma non mica è un'associazione fortemente impegnata in questo campo, con i suoi 1230 soci e 90 volontari attivi. Vogliamo portare oggi la testimonianza di due volontari nostri del perché hanno scelto di donare il loro tempo gratuitamente, diciamo, a favore di questa attività. E la gratitudine di Mano Amica a tutti i nostri volontari e soprattutto agli operatori sanitari che fanno questa attività, diciamo, dal punto di vista sanitario a favore dei pazienti. Volevo ringraziare i miei collaboratori, i medici, gli infermieri, gli OS, le fisioterapiste, le psicologhe che in questo tempo di pandemia sono state importanti nello stare accanto nella relazione del paziente. Nello stare accanto nel sollievo e nella sofferenza, nell'intento appunto di sollevarle e quindi di rendere i colori di una vita un po' più vivi, pur nella difficoltà di tutti noi operatori di stare dentro una relazione. Una relazione che non è soltanto basata sulla parola, ma una relazione che passa attraverso lo sguardo e la vicinanza. E infine volevo ringraziare tutti i volontari di Mano Amica che in forme diverse in quest'anno di pandemia ci sono stati accanto e che speriamo di poter usufruire della grazia, della loro presenza in hospice e a domicilio non appena finirà questo tempo di pandemia. Sì, io sono Fabio Malacrida e faccio parte di Mano Amica da circa 5 anni e tra le varie motivazioni che mi hanno spinto a entrare effettivamente c'è anche un motivo personale, nel senso che ho avuto l'esperienza di accompagnare mia nonna materna che viveva con noi negli ultimi momenti della sua vita, insomma negli ultimi anni in cui era inferma. E devo dire che questa situazione mi ha un po' stimolato sia al servizio, quindi di lei che era in casa con noi, ma anche all'attenzione verso le esigenze che cambiavano nel tempo, nel senso che lei praticamente perdeva autonomia, ha perso pian pianino le sue facoltà, però a me pare che quel periodo che ho vissuto con lei mi ha sì provato dal punto di vista emotivo, però mi ha anche stimolato nel continuare questo percorso, nel mettermi a servizio per cercare di proseguire un cammino con questo tipo di attività, e attraverso Mano Amica ho potuto incontrare delle persone che mi hanno insegnato molte cose, mi hanno un po' accompagnato e mi hanno fatto capire che si può migliorare, c'è molto da fare, da capire. E quindi mi piacerebbe continuare ancora questa strada con Mano Amica. Ecco. Mi chiamo Daria e sono una volontaria di Mano Amica. Io non ho avuto esperienze di fine vita significative prima di avvicinarmi all'associazione, ma ho avuto due esempi in mia madre, che è stata volontaria AVO al Pio Albergo Tivulzio a Milano, e mia figlia, che durante il periodo universitario è stata anche volontaria AVO all'ospedale di Seregno, dove venivano ricoverati giovani provenienti dalla guerra dei Balcani. Nel 1996 mi sono trasferita definitivamente ad Arsier e cercavo di avvicinarmi a un'associazione di volontariato. In quel periodo Albino Ventimiglia e Gino Gober stavano facendo numerosi incontri con la popolazione per presentare la nuova associazione Mano Amica e cercare volontari.
e così con la loro iniziativa e con il mio desiderio di essere disponibile, la mia disponibilità, si sono incontrate e sono entrata nell'associazione. La mia esperienza di volontaria mi è stata molto utile quando la mia mamma è entrata nel periodo di fine vita, era ricoverata in una casa di riposo e aveva perso gradatamente sia la mobilità che l'uso della parola. Nonostante fosse ottimamente seguita, io andavo a trovarla tutti i giorni per farle sentire la mia vicinanza, per farle sentire quanto le volessi bene e per farle capire che era per me una persona molto importante, rimaneva una persona molto importante. Penso che le stesse indicazioni valgano come volontaria, cioè dobbiamo far capire ai nostri malati terminali che sono persone importanti per noi, persone cui vogliamo comunque bene. Domenica 30 si è svolto un appuntamento speciale, un momento musicale nel giardino di Casa Tua 2 pensato per alleviare attraverso la musica le difficoltà di questo periodo e ringraziare i professionisti sanitari. Io devo ringraziare tutti quelli che si prodigano, sia dipendenti ULS, personale delle cure palliative dell'hospice, che il volontariato, che quanti addetti comunque a questo difficile ruolo facenti parte di cooperative sociali o di aziende varie, si prodigano veramente tutti i giorni per garantire il massimo benessere a chi ha dei problemi estremamente seri. La mia personale gratitudine e quella del dottor Fournasier va al personale medico, infermieristico e psicologhe delle cure palliative. Non soltanto chi ha lavorato nei reparti Covid, ma tutto il personale sanitario dell'ospedale, del territorio, il dipartimento di prevenzione, la protezione civile e i tanti volontari. L'obiettivo è di sostenere e di aiutare la comunità in momenti difficili, mai come in questo momento, in questo lungo anno, c'è stato proprio bisogno. Questo momento è per tutti i volontari. Grazie di cuore e buon ascolto. Dentro. Grazie. Con le immagini di Eugenio Piva ci spostiamo ora in Zoldo e andiamo a fare la conoscenza di Natale De Rocco. Vi proponiamo l'intervista di Michelangelo Corazza a una vera e propria istituzione di DONT. Ci troviamo qua, ospiti di Natalino De Rocco, che ha 93 anni, ha una mente ancora lucida e ci descrive della sua vita di Casaro. Intanto incominciamo a chiedergli che scuola ha fatto Natalino? Quinta elementare. Dove? A Dont di Zoldo. Ho avuto la fortuna di poter arrivare. Noi vediamo là una foto dove aveva un carretto di gelato. Era un bambino, a quanti anni ha incominciato a lavorare? 9 anni, a Gubbio, provincia di Perugia, con mio padre solo, la mamma con le sorelle è rimasta qui a Zoldo. Ho fatto una stagione sola, dopo non siamo più andati, siamo stati qui a lavorare in agricoltura, far fieno e tenere mucche. Allora poi noi sappiamo che per tutta la vita ha fatto l'attività di pastore di Casaro. Nella latteria sociale di Villa, e tutti i frazionisti portavano il latte e io lo lavoravo. Però prima ho dovuto andare a scuola al Masi Serico dal maestro Verneri. Ho cominciato con mio padre ad andare su per i boschi
e ancora oggi vado ancora, insomma, quando ho bisogno. Ci dica un po' i luoghi dove ha svolto il mestiere di casaro. Il casaro l'ho fatto in Pramper, alla Grava, Canazè, a Zoppè, qui a Villa, a Dozza, a Pianas in Lateria. E l'estate mandavo i bambini miei con le mucche al pascolo della frazione di Pianas. I bambini portavano le mucche al pascolo e io lavoravo il latte in latteria. Bene, e i canti della montagna, degli uccelli? Allevava anche uccelli, li prendeva dal nido per farsi compagnia nella casera? Sempre, sempre, avevo sempre il tordo. Ha cominciato con quello che mi ha lasciato il babbo e ho sempre avuto uccelli in gabbia. E nessuno mi ha mai detto niente, adesso si mettono in galera se ti trovano con un uccello in gabbia. Ma insomma va bene anche così, gli uccelli sono fatti per star liberi e andare e volare, non stare in gabbia. Ci risulta anche che lei abbia suonato la fisarmonica anche nei complessi locali, nelle balere. Come ha imparato a suonare la fisarmonica? Da solo ho imparato, da solo in stua qua, nella stanza dietro qua. Strimpellavo mio padre con una fisarmonica a bottoni vecchia e dopo io me ne sono comprato una quella a pianoforte e ho imparato così da solo senza nessun maestro, però ho suonato anche sulle balere dove c'era tanta gente che ballava, ecco. A Pesculpi di tutto, Pesculpi di Selva di Casore. C'era uno di Astragal che suonava tutti gli strumenti, ma principalmente il violino. Ha mai suonato col Nicolino di Nicolò? Ho suonato sì tantissime volte. Ci sarà una canzone che gli è rimasta nel cuore, qual è? Vorrei tornare indietro per un momento. Ma come la canti? Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo corre, ferma, corre lontano. Complimenti Nino, grazie, ogni bene, e lei vive qua adesso la sua anzianità, però spero ancora per qualche anno di andare avanti. Ma l'autunno della vita sta vivendo, ma l'autunno ancora bello per i colori e per tutto quello che riusciamo ad apprezzare. E lei è ancora una persona interessata a tutte le cose. Mi interessa ancora abbastanza, sì. Io vado sempre a fare la passeggiata o in Norriera o Pratoran. Mi piace ancora camminare su, qua su, abbiamo un fienile. E ci vado spesso ancora anche adesso, insomma, ecco. Encomiabile, da Villa Risoldo, un caro saluto a Lino, augurandogli ancora lunga vita, con la mente così ancora fresca come l'acqua delle fonti delle nostre montagne. Grazie, 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 va bene così.